tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Alessandra e Frank. Oggi, siccome secondo me è il momento giusto, farò la lettera di Babbo Natale. E cioè, voi direte, ma vabbè, e vi dirò un po' cosa ho comprato anche per fare questa lettera. Adesso faccio vedere il materiale che ho comprato e iniziamo. Però vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per non perdere nessun video. Adesso iniziamo. Questi sono gli ingredienti. Allora, ho preso un bel po' di cose perché ovviamente, cioè, voglio farla bene questa lettera. Iniziamo. Allora, le prime cose che ho preso sono questi qui. Allora, sono tutte queste penne, guardate, glitter, per fare dei disegnini, non so, così. Eccole. Fucsia, azzurra, gialla, verde, no, rosa, fucsia e rossa. Queste sono le penne che ho preso. Poi ho preso questo timbro a cuoricino, che però non posso usare perché il foglio è rosso, perché è un cartoncino rosso, che questo qui, vedete, un cartoncino rosso, e quindi non lo potrò usare perché appunto è rosso. Però se scrive, vediamo un attimo, se scrive, non penso, però vediamo, no, appunto, cioè scrive, sì, però non si vede proprio, quindi questo non lo utilizziamo. E ho comprato queste, guardate, che si spilla il foglio e fa delle forme. Vabbè, no, adesso non l'ho fatto, però vabbè, fa delle forme, questi da utilizzare. Poi i pennarelli, ovviamente. Questa penna fucsia, per fare qualcosa, non lo so, vedete che è fina fina. Se metti a fuoco telecamera, grazie. Poi ho comprato questa penna per scrivere cosa voglio, cioè cosa vorrei. Anche questa super fina. Ok, nera, perché deve scrivere bene sul foglio. E l'ultimo ingrediente, sì, penso di sì, queste forbici. Vedete che sono strane? Vedete perché tagliano il foglio in questo modo. Guardate, adesso faccio vedere un foglio provando queste forbici. Quindi guardate, prendiamo questo foglio e proviamo queste forbici qui. Guardate come tagliano il foglio. Guardate, ondulato. Cioè, bellissimo, le ho prese appunto perché mi piacevano un sacco. Ah, e della colla. No, io la prenderei la colla, però non serve, però la prenderei sempre. Iniziamo. Ah, e dimenticavo l'ultima cosa, anche dello scotch colorato. Guardate, ecco, tipo colorato così. Poi io lo userò dorato e rosso. Ecco, dorato e rosso. Questo è un po' fucsia, però non fa niente. E perché mi piacciono, così decoro il foglio e possiamo iniziare. Allora, cosa farò? Inizierò, siccome voglio fare tipo una poesia, tipo a scrivere una poesia, faccio un riquadro, quindi con righello e matita. Vado a fare un riquadro dove voglio scrivere, quindi vado. Ok. Però, che poi dobbiamo andare a cancellare, quindi, cioè, non so se lo vedete, vabbè, non si vede, però c'è, è questo qui, vedete, lo vedete un po'? E lo andiamo a fare
dove vogliamo scrivere. Quindi andiamo a tracciare. Ovviamente se non avete tutti questi materiali, la cosa più utile sono i pennarelli, ok? Quindi armatevi assolutamente di pennarelli, pastelli, diciamo. Però potete armarvi. Se non avete nemmeno il cartoncino, fatelo col foglio normale che potete... Cioè, non so, vedete voi con cosa parlo. Se il cartoncino è molto grande, tipo i cartelloni, fatelo e lo ritagliate, va bene? Io ho scelto il colore rosa. Voi ovviamente potete scegliere del colore che volete voi. Ovviamente. Non vi sto obbligando. Questo quadrato ci servirà anche per fare... Per... capire dove andare a mettere fuori tutte le altre cose. Adesso vi faccio vedere il riquadro, come l'ho fatto bene. Vedete questo qui? Ce lo vedete? Eccolo. Va bene, e ovviamente è un rettangolo. Adesso andiamo a prendere gli scotch colorati e li andiamo a mettere lungo il foglio. Prendiamo le forbici. Queste forbici, ok, andiamolo a tagliare. Forse è troppo lungo così, oddio, è lunghissimo. Lo taglio qui. Oddio, no, non si taglia con queste forbici lo scotch. Vabbè, e lo faremo con le mani perché lo scotch non si taglia, taglia sulle foglie, appunto. Va bene, quindi prendiamolo, lo attacchiamo da un lato. Ok, ci siamo, attacchiamolo. Per fare ovviamente più bello, per farlo. Forse è fucsia, eh. No, vabbè, ho preso quello fucsia. No, vabbè, fa niente. In questo modo. Quindi così. Così. Adesso attacchiamo sempre l'altro. Ok. Dove sta? Dove? E dopo averlo messo, potete anche metterlo ai lati, quindi qui. Però io lo metto solo sempre ai lati, però solo in due parti, quindi non qui e qui, ma solo qui e qui. Quindi vado ad attaccare. No, ma questo... No, è più lungo del foglio. Oh mio Dio, sto impazzendo. Ok. I capelli. Vado. Ok. Adesso, invece, prendiamo la penna nera. E ci andiamo a fare qualche disegno di Natale, quindi tipo un alberello o vabbè, qualcosa che volete voi, diciamo. Anche la stella, la stella è un segno di Natale e io faccio anche la stella cadente, appunto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, è indelebile, quindi non posso cancellare. Adesso con le mie super penne vado a colorare, allora, di giallo, anche se con le penne si scrive non si colora, però va bene. Infatti non colorano, ma vediamo, proviamo a scriverle. Sì, appunto, no, l'avevo cancellato, vabbè. Scrivono, ma non colorano. Ovviamente sono meglio sul foglio, infatti non le ho prese solo per la lettera, ma anche per altre occasioni. Facciamo una cosa. Come vi ho detto, io volevo provarle queste su colorare, però sempre ci serviranno, però usiamo i pennarelli, appunto, come vi ho detto. Quindi andiamo a colorare la stella di giallo. No, non si vede. Ops. Vabbè. Mi raccomando, non usare mai il rosso. Siamo sempre colori più scuri, tipo il blu. Ma non si vede nulla. Vabbè, usiamo il verde scuro, assolutamente.
In realtà, vabbè, lasciamo stare. Lasciamo la rossa, lasciamo il colore tutto di rosso. Eccolo. Ok, coloriamola di rosso. Posso usare anche questa penna rossa. Quindi vado a colorarla tutta di rosso, che forse è meglio, sì, infatti è meglissimo. Ok, perfetto, più bella anche. Ok, adesso andiamo anche a scrivere qualcosa tipo Babbo Natale o Natale. Non con la penna rossa, ecco. Vado a farla con la penna blu. Vediamo se scrive. Ecco, sì. Vado a scrivere Natale. Ok, sempre. Ok, ho scritto questo. Ho fatto la stella e ho scritto Natale per sempre. Adesso vado a fare un'altra stella col pennarello. Ok, in questo modo. Vado a fare quindi la stella e con la penna la vado a colorare. No, col pennarello. Ok, pennarello. Allora, io avrei un pennarello sempre rosso più scuro, però ormai ho utilizzato questo. Ok, finito. Ho fatto due stelle così, quindi Natale per sempre e due stelline. Adesso andiamo a ritagliare il foglio. Forse ho sbagliato. Perché devo mettere gli scotch. Perché adesso devo ritagliare qui. Vabbè, non utilizzo gli scotch, ma dopo. Vabbè. Cioè, no, ma quanto... No, vabbè. Cioè, io non ci posso credere. Non ci potevo pensare prima, vabbè. Ops, vabbè. Ok, adesso quindi andiamo a ritagliare il foglio con queste forbici. Guardate che bello! Oh mio Dio! Cioè, bellissimo e stupefacente. Vedete? Ovviamente, ricordatevi che le forbici, se siete minorenni, non dovete usarle, ok? Per usarle fatevi aiutare da un adulto. Allora, ho tagliato. Bene. Ok, adesso tagliamo sotto anche, quindi qui. Vabbè, ok, tagliato perfetto anche sotto. Tagliamo ancora. Sta uscendo benissimo e bellissimo. Perfetto, se riesco taglio anche un po' qui, però forse non ci riesco. Ok, vabbè, ci provo. Potevo fare anche un po' più sotto, però ormai, vabbè. Ops. Ah, oddio. Va bene. Ok. Tagliamo. Ok. Perfetto. Con le forbici abbiamo fatto un po'. Così.
vabbè. Ok, allora è uscita però storta, come sempre, come immaginavo. Ma no! Ah no, ok. Va bene. Ma niente. Ok, allora così. In questo modo. Adesso andiamo, vado assolutamente a scrivere la letterina. Ci vediamo dopo aver scritto e ovviamente non faccio leggere. Allora vado a scrivere. Ovviamente ci vediamo dopo. Io ho finito e adesso sto disegnando delle cose di Natale, appunto. Sto facendo un sacco di cose bellissime. Ok. Adesso vado a colorare anche i disegni. Vedete anche come ho fatto bello questo. Qui, questo va bene. E adesso vado un po' a colorare tutto e ci vediamo dopo.